Una giornata interessante che abbiamo voluto promuovere come Università degli Studi di Palermo. Per noi questo è sanità pubblica e ovviamente ci permette di raggiungere i tanti giovani che difficilmente invece vengono a conoscenza dell'argomento. Bisogna andare nei luoghi in cui i giovani sono presenti, non rimanere nelle aule soltanto delle università. Noi abbiamo ragionato da un po' di tempo a questa parte un'azione di Amici per la Vita, così è il nome della campagna che abbiamo voluto dare, vacciniamoci. Siamo partiti dalle aule, ma siamo usciti fuori dalle aule dell'Ateneo e oggi qui in Piazza Verdi al Teatro Massimo stiamo avendo un grande successo, una grande partecipazione. In contemporanea attività di screening e di vaccinazione e accanto nei locali dei giardini del Teatro Massimo invece la parte formativa e informativa con tanti professionisti del settore, microbiologi, infettivologi, ginecologi, chirurghi, igienisti, medici del lavoro che stanno raccontando ai giovani quelle che sono le indicazioni più specifiche nel settore ovviamente della prevenzione e ancora in maniera più completa gli aspetti legati all'infezione da papillomavirus e quindi nella giornata internazionale contro il papillomavirus tutte le informazioni adeguate per la città di Palermo, per l'area metropolitana e in contemporanea a Messina in collaborazione con l'azienda ospedaliera Papardo in cui si sta realizzando la stessa tipologia di evento e quindi mettiamo insieme due aree metropolitane siciliane per dimostrare come le sinergie tra le varie realtà portano ovviamente frutto.